Allora, in forma dopo i 50 anni, l'evento organizzato dalla community di altre età qui a Palazzo della Meridiana. Siamo con la signora Angela che ci racconta come è andato l'evento e qualche considerazione in merito. E dunque, è la seconda volta che partecipo ad eventi organizzati da questa associazione. Li trovo sempre molto interessanti, motivanti, e anche stasera non si sono smentiti sia la dottoressa nutrizionista che l'altra dottoressa personal trainer. Hanno dato degli ottimi consigli e poi sono anche molto stimolanti, quindi sono contenta e parteciperò di nuovo molto volentieri a altri eventi che verranno fatti da questa organizzazione. E diciamo che hanno anche spiegato bene delle tematiche a volte anche complicate, no? Per chi non è addetto ai lavori. Assolutamente, in maniera semplice, alla portata di tutti. Bene, Angela, lei cosa fa per tenersi in forma durante la settimana? Io ho iniziato da poco, devo dire, sono sempre stata un po' pigrona, però soffrendo appunto di mal di schiena e avanzando con l'età noto che è più indispensabile, sto facendo attività due volte alla settimana, nuoto e ginnastica a terra come Bene. Attività. Poi c'ho i nipoti che sono un'altra attività, ma quello è tutto un altro Famiglia discorso. Famiglia importantissima. Esatto. Bene, bene, grazie per essere venuta, ci auguriamo di vederla ai prossimi eventi di altre età. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie.